Il problema è lui. Vorrei far notare che si sta mettendo in pan per sembrare più grosso di noi. Per sembrare. Non ti vergogni. Allenatevi. Ciocchi. Stai filmando? No. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo nel centro training nerd di Filippo D'Albero, che potete vedere qua nel mio sfondo. Insieme a noi c'è anche Giovanni Fois, per dare un contributo a Corpo Libero. In questo video vedremo un allenamento a casa che comprenda lati del powerlifting, del bodybuilding e dell'allenamento a corpo libero. Adesso sceglieremo insieme degli esercizi da fare, che potrete fare se volete anche voi a casa. Sarà comunque un livello intermedio avanzato. Spero che questo video possa esservi d'aiuto per darvi degli spunti nuovi, magari degli esercizi interessanti da inserire nei vostri allenamenti. E niente, ci vediamo nella famosa lavagnetta di Filippo D'Albero. Primo esercizio. La devi smettere di disegnare i peni. Primo esercizio. Front squat. È una scheda che abbiamo detto ideata un pochino più per chi piace l'estetica come Matte, quindi il primo esercizio di gambe lo facciamo con focus primario sui quadricipiti. Ottimo. Cos'è quello? Quello è un pene come un tumore. E ora vediamo un secondo esercizio, in questo caso direi qualcosa per la parte alta del corpo. Floor press, quindi ne faccio due di seguito io. Che culo! Così facciamo una variazione della panca piana con un range di movimento un po' più limitato, quindi lavoro un po' di più sui tricipiti ed è anche un po' più accessibile perché non bisogna arrivare fino a toccare il petto. Diverso da quello che vediamo solitamente fare. E io che ho un problema, che sono troppo grosso, cioè il mio petto sbatte, cioè di repente piace, potrei morire. Come terzo esercizio io direi mettiamo un Arnold press. Ehi, lascialo. Dai del doppio da parte, guarda che bene. L'Arnold press, vorrei ricordarvi che è un ottimo esercizio per le spalle e la parte clavicolare del petto, e a differenza del military press o comunque degli altri esercizi per le spalle, ha un tempo sotto tensione molto più elevato rispetto a qualunque altro esercizio per le spalle, e quindi questo è ottimale per un ottimo pompaggio. Nel quarto esercizio mettiamo un curl davvero bodybuilder, quindi 3 secondi di concentrica, 3 secondi di eccentrica, un secondo di piccolo e un secondo. Strano, eh? Dai, gliel'ho visto fare nel coso su Instagram. E ora direi di fare la parte a corpo libero, e questa ci penserà il nostro esperto Giovanni Fois. Non lo sapevo di essere un esperto. Piacere, mi chiamo Fois. Ciao, piacere. Ciao, mi chiamo Fois. Allora, come primo esercizio per mettere in moto il dorsale, sì. Però per non fare le classiche trazioni facciamo un front lever raises. Voglio un altro pene alla fine. Due peni per Fois. Esatto. Come sesto esercizio ho pensato, quale può essere un esercizio must per i tricipiti? O must? I dips, quelli possiamo fare, i dips fa. Anche perché l'attrezzatura, esatto. Cioè, apprezzate il fatto che se vedete questi esercizi sono, li potete fare in una palestra qualsiasi dotata di un rack. Sì, qualsiasi palestra. Potete farlo anche in un home gym, basta che abbiate un rack come questo con una postazione per le dips, potete fare tutto quello che vediamo oggi. Per il front squat il mio consiglio, che secondo me è quello che su di me fa maggiormente la differenza perlomeno, è quello di attivare bene il medio gluteo spingendo bene in fuori le gambe, le ginocchia. Quindi apriamo bene, riusciamo a sederci con una postura più dritta, cerchiamo di rimanere col peso sul centro del piede, quindi ben bilanciati. In questo modo possiamo salire con una buona verticalità e non tenderemo a cadere in avanti. Secondo me è il mio tip migliore per eseguirlo bene e lavorare bene quel quad. Due tip velocissimi, non uno solo. Può essere conveniente tenere una presa media, quindi né una presa stretta né quella da competizione classica della panca piana, ma media, che ci permette di scendere con i gomiti un po' più chiusi, enfatizzare di più il lavoro del tricipite ed è un po' più comodo scendere con i gomiti circa 45, con l'omero circa 45 gradi. E poi bisognerebbe poggiare il tricipite e non rilassare completamente il braccio per terra per non perdere tensione sui muscoli interessati.
Ok ragazzi, ora vedremo l'Arnold Press. Uno dei punti principali che sta dietro questo esercizio è appunto il maggior tempo sotto tensione, e quindi cerchiamo di non spezzare il movimento tra l'alzata frontale e il movimento appunto di overhead press. Essendo appunto un esercizio da vero bodybuilder, cercheremo di avere un tempo sotto tensione molto elevato, un ottimo controllo muscolare, e quindi appunto abbiamo aggiunto un 3 secondi di concentrica, 3 secondi di eccentrica, 1 secondo di picco e soprattutto a braccia alternate, in modo tale da avere un tempo sotto tensione ancora maggiore. Un tip che vi do per stimolare meglio l'ipertrofia è trovare una propedeutica inferiore all'esercizio per aumentare il numero dei rep e stimolare più a lungo il muscolo. Per esempio potete andare tranquillamente in advanced tuck o in tuck. Semplicemente questo. Questo qui è semplicemente fare il pull down senza pesi. Una tip che vi do per i dip, che anche qui, essendo per a fine ipertrofico, aumentare il tempo sotto tensione, non farli esplosivi, quindi tenere di più il movimento, come con i bicipiti, scendere controllati e spingere tricipite e petto e risalire. Merda, sei grosso Marcone. Anche più avanti, già enorme anche più avanti, capito? Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, scusate se sono mezzo nudo, ma abbiamo appena finito il nostro allenamento molto intenso. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi ci siano stati alcuni consigli, alcune esecuzioni che magari possono darvi degli spunti. Esercizi vari. Sì. Dato che è stato comunque un mix tra una sorta di powerlifting, una sorta di bodybuilding, una sorta di allenamento a corpo libero, appunto mischiato tutti e tre insieme per cercare di dare una routine che fosse completa. Non se l'ha mai fatto nessuno in Italia, riunire le tre discipline insieme, cali, building, stenics e... Potremmo creare appunto una nuova tipologia di allenamento che è power building stenics. Esatto, XXX pregnant gangbang. Se volete vedere un altro video con altri consigli sul powerbuilding stenics, sport acclamato dalle folle ormai, arriviamo almeno a 10 like e vi do anche la mia ragazza. A 15 like. Quindi con 15 vi diamo anche il numero della carta di credito. Prima di tutto basta che mettete un like. Sopportate il video ragazzi. Però... Sopportate il video ragazzi. La cosa più importante, non importa se fai powerlifting, bodybuilding o calisthenics, l'importante è ricordare che nella vita è... So, perché sono freddo. Non ho capito cosa devi fare. Mi devo segare stasera. Sto facendo il posto da fare. Ma io sono obeso in confronto a lui, guarda. Eh sì, ma tutti siete obesi confronto a lui e tutti siete secchi confronto a lui. Cioè non è che... sia molto bello. Ma dovete fare i movimenti in verticale? Eh? E se fai i movimenti in verticale? Sì, se fai il segno con la sinistra. Pure io, ma ci sta per la sinistra. Con la sinistra così sembra che l'abbia fatta qualcun altro. Sumo. Lever, sumo, stenix, squat. Goblet. Vai. Goblet, one leg. Facciamo vedere, mettiamo se sei tu. Goblet, sumo, pines, squat. Sediamo tutti e tre sul bilanciere? Si piega tutto. Sì? Sì.